Volterra 2007. Questo è l'anno in cui ho fotografato il grandissimo capolavoro artistico di Knopf, ovvero il graffito del manicomio di Volterra. Knopf è l'acronimo di Nannetti Oreste Fernando, paziente che fu ricoverato nel manicomio di Volterra nel 1958. Negli anni della sua degenza a Padiglione Ferri, Nannetti incise con la fibbia del suo panciotto un libro di pietra sulle pareti esterne del padiglione, per una lunghezza complessiva di 180 metri. Nannetti morirà a Volterra nel 1994. Possiamo raccontare tantissime cose sul graffito del Nannetti, perché è ricco di particolari, ricco di dettagli, di storie, ma io te ne voglio raccontare una in particolare. Il particolare del graffito che stai vedendo presenta degli spazi a semicerchio vuoti in basso. Quegli spazi sono in prossimità di una panca dove gli infermieri lasciavano riposare i pazienti catatonici. E dal momento che non si muovevano, Nannetti li scriveva intorno alla loro testa. È stato indubbiamente molto forte per me scoprire che quegli spazi vuoti era il posto dove queste persone tenevano la propria testa. Però, dentro questo racconto da tinte molto forti, c'è anche questo profondo messaggio, che è la necessità di comunicare. Comunicare è come donare una parte di noi stessi agli altri. E quindi diventa di vitale importanza comunicare per l'essere umano. Che sia attraverso la scrittura, attraverso la fotografia, la scultura o anche la pittura, comunicare è una nostra caratteristica innata. Per questo noi siamo esseri sociali. È proprio nel luogo dove la comunicazione verbale è veramente la cosa più difficile da fare, Nannetti in silenzio ci lascia questo grandissimo messaggio scritto sul muro, per insegnarci che la comunicazione è necessaria, è importante. È una caratteristica innata dentro ognuno di noi che non può e non deve essere assolutamente mai fermata.